questa di oggi è una giornata importante, anche perché abbiamo la seconda carica dello Stato, il senatore Pietro Grasso, ma soprattutto importante la cerimonia, questa consegna della cittadinanza onoraria di Ivan, questo bambino nato durante un recupero in mare grazie a Medici Senza Frontiere. Ma il senso di questo gesto, che vuole essere simbolico ma vuole essere nella città, nella città delle bambine e dei bambini, un segnale, un messaggio forte a tutti, e cioè quello di dire che i bambini hanno diritto di vivere la loro esistenza, il diritto di avere la possibilità di vivere la loro crescita e di essere bambini, e quando questo non accade è un delitto, è una cosa che non ci possiamo permettere in qualsiasi parte del mondo. E allora ecco, questa iniziativa, questa consegna della cittadinanza ha un significato verso i bambini in senso lato, ma vuole anche essere un segno di accoglienza in un momento difficile, in un momento anche di difficoltà di relazioni internazionali, ma vuole essere una città che lancia dei messaggi positivi, sapendo che la via civile convivenza è un bene prezioso che dobbiamo tutti coltivare e dobbiamo cercare di contaminare tutti, e i bambini sono coloro che meglio di altri possono trasmettere messaggi positivi. Ci fa onore la presenza del Presidente del Senato, perché è un segno di attenzione verso questa città, che arriva dopo anche la visita del Presidente della Camera, ma è anche un segno di stima e un apprezzamento per le nostre iniziative. Io ho accolto veramente con entusiasmo l'invito del Sindaco Seri di venire qui per partecipare a questo evento così toccante, così importante anche per lo spirito di integrazione che segue all'accoglienza verso i migranti. E devo dire che appunto è qualcosa che ci tocca ormai da vicino e non possiamo considerare più un'emergenza, ma qualcosa di strutturale con cui dobbiamo convivere. Quindi ben venga questa iniziativa. E noi sappiamo che ci sono 2 milioni di persone pronte a fare il balzo verso l'Europa e verso l'Italia, e quindi sotto questo profilo ci addolorano molto le morti che in questo passaggio si verificano, l'ultima ieri, qualche giorno fa, e devo dire che dobbiamo pensare non tanto ai numeri, ma alle storie, alle persone che stanno dietro i numeri, fatte appunto di sofferenza, di persecuzioni, di violenza, e quindi io penso che noi abbiamo il dovere morale e giuridico di accogliere. Non si può pensare che ci siano bambini che ormai integrati nel nostro paese, o famiglie che sono integrate nel nostro paese, che studiano nelle nostre scuole, che sono curate nei nostri ospedali, che tifano per le nostre squadre di calcio, che fanno i percorsi di legalità nelle scuole e poi non siano cittadini italiani. Quindi io penso che dobbiamo fare un passo avanti anche in questo senso.